lettere di San Paolo, che sempre mi ha colpito molto. È quell'espressione con la quale l'Apostolo rende grazie a Dio. Rende grazie a Dio per le chiese che il Signore gli ha affidato. Rende grazie a Dio per coloro che il Signore gli ha affidato. E questo suo rendimento di grazia è il segno della sua passione d'amore per Gesù, che ringrazia con tutto il cuore, ma anche della sua passione d'amore per le chiese che Gesù gli ha affidato, per coloro che Gesù gli ha affidato. E questa mattina il mio desiderio è di poter almeno un poco entrare dentro questa passione d'amore dell'Apostolo per il Signore Gesù, per la Chiesa che il Signore mi ha affidato, per voi tutti che il Signore mi ha affidato. Ed è per questo che desidero rendere grazie a Dio per questa Chiesa di Tortona tanto bella e tanto amata, per i nostri carissimi presbiteri e diaconi, per i nostri giovani che hanno intrapreso il cammino del seminario, per voi religiosi e religiose, persone consacrate, e per voi carissimi fedeli che siete qui presenti. Oggi voi rappresentate la nostra intera Chiesa. E per questa Chiesa rendo grazie al Signore con tutte le fibre del mio cuore. Siano rese grazie a Dio per la Chiesa che è a Tortona e per tutti quanti voi, fratelli, figli e amici carissimi. Rendo grazie al Signore per tutti quanti noi, perché abbiamo, come ci ha ricordato il Vangelo, gli occhi fissi su Gesù. Rendo grazie perché con la nostra vita e con la nostra fede diciamo ogni giorno che nulla è meglio di Gesù e che Gesù è tutto per noi. Rendo grazie al Signore perché questo primato del Signore nella nostra vita lo affermiamo quotidianamente con la centralità della nostra preghiera quotidiana, a partire dalla celebrazione eucaristica, nella quale incontriamo Lui, che è il tutto della nostra vita, la passione del nostro cuore, il fascino per il nostro sguardo. Rendo grazie a Dio perché questa centralità per il Signore Gesù la viviamo nell'annuncio di Lui, perché la bellezza del Suo nome, la bellezza del Suo volto, la forza del Suo amore risplende sulle nostre labbra quando parliamo di Lui. Risplende sui nostri volti quando parliamo di Lui, perché non ci vergogniamo mai di testimoniarlo, di annunciarlo, di presentarlo come l'unico vero Salvatore del mondo e della vita. Rendo grazie al Signore perché la Sua centralità e il nostro avere lo sguardo fisso su di Lui lo si vede nella carità che sprigiona la nostra vita, le nostre scelte, sapendo che quando incontriamo colui che è nel bisogno, malato, anziano, smarrito, dimenticato, afflitto, incontriamo Lui. Ed è per questo che la nostra carità è appassionata. Ringrazio dunque il Signore per tutti noi, perché Gesù è il cuore
del nostro cuore. E perché si vede che è il cuore del nostro cuore, a motivo del fatto che una preghiera grande accompagna ogni nostra giornata e la viviamo come incontro con Lui, che una testimonianza e un annuncio grande di Lui accompagna ogni nostra giornata, che una carità che è riflesso dell'amore stesso del Signore accompagna ogni nostra giornata. Rendo dunque grazie al Signore e voi rendete grazie con me, perché in tutti noi risplende ciò che abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo. I nostri occhi sono fissi su di Lui, l'amore della nostra vita, la passione del nostro cuore, il fascino che ogni giorno ci attrae e senza del quale non possiamo vivere. Rendo grazie al Signore per voi, carissimi presbiteri, carissimi diaconi, e rendo grazie al Signore per voi perché ogni giorno vivete con gioia la vostra vera identità, quella identità per la quale voi, noi, abbiamo ricevuto in dono la capacità e la possibilità di essere la presenza oggi nella sua Chiesa del Buon Pastore. Rendo grazie al Signore perché questa nostra identità ci è chiara, perché portiamo nel cuore la grande gratitudine a motivo del fatto che possiamo agire, parlare, operare nella persona stessa di Gesù, che ha preso possesso delle nostre vite e vuole oggi essere presente in mezzo alla sua gente, in noi e attraverso di noi. Rendo grazie al Signore perché siamo ben consapevoli di questa identità che ci è stata donata, di questo essere stati strappati a noi stessi, così da essere introdotti nella realtà stupefacente di Gesù Cristo, Pastore, presente mediante il sacramento nelle nostre vite, in tutto ciò che siamo e in tutto ciò che facciamo. E rendo grazie al Signore perché abbracciamo il nostro ministero con la consapevolezza che dal momento in cui siamo stati chiamati non viviamo più per noi stessi, ma viviamo per loro, per coloro che ci sono stati affidati. La ragione della nostra vita non siamo più noi, ma loro, la nostra gente. Non cerchiamo più noi i nostri progetti, i nostri programmi, i nostri desideri. No, cerchiamo loro, la loro vita. Non teniamo per noi nulla, perché vogliamo che tutto di noi sia per loro. Ringrazio il Signore, perché nelle nostre vite questo lo si vede, perché nelle nostre vite questo lo si vive, perché nelle nostre vite ogni giorno c'è in noi il desiderio di essere per, non per noi, mai, ma per loro, sempre. Siamo consapevoli che il sacramento che abbiamo ricevuto non ci ha posto in una condizione, tra virgolette, di privilegio, ma in una condizione di servizio incondizionato e di dono fino al dono della vita, fosse anche il sangue se necessario. Rendo grazie a Dio per questa realtà che vedo, che vediamo sui vostri volti, nel vostro cuore, nelle vostre vite, nel vostro ministero quotidiano. Rendo grazie a Dio perché
vivete e viviamo la bellezza e la gioia della comunione nel presbiterio. Una comunione che certo è effettiva, perché sappiamo e ne siamo consapevoli che dal momento in cui siamo stati ordinati presbiteri, siamo stati introdotti in questa realtà del presbiterio senza la quale non possiamo né vivere né servire. Perché non esiste un presbitero solitario. Non esiste un presbitero da solo protagonista del suo ministero. Non esiste un presbitero che vaga al di fuori del collegio presbiterale, e lo sappiamo. Ringrazio Dio per questa comunione effettiva che ogni giorno si vede nella vostra vita e nel vostro ministero. E lo ringrazio anche per la comunione affettiva che caratterizza le relazioni tra noi. Una comunione fatta di vicinanza, di affetto, di premura, di stima reciproca, di aiuto, di sostegno, di perdono, di misericordia, di edificazione vicendevole. Come è bella questa comunione affettiva che si respira all'interno del nostro essere presbiteri nella chiesa a Tortona. Il volersi bene in Gesù è un volersi bene che si vede, che si sente, che si tocca con mano, che fa bene, che fa crescere, che consola, che incoraggia gli uni gli altri ogni giorno. Rendo grazie al Signore per questa comunione nel presbiterio. Rendo dunque grazie al Signore perché ciascuno di voi, ciascuno di noi, vivendo la propria identità, vive in Gesù. Rendo grazie al Signore per ciascuno di voi e di noi perché con il vostro ministero, con il nostro ministero, viviamo per loro. Rendo grazie al Signore per voi, per noi, perché noi viviamo i rapporti vicendevoli con gli altri presbiteri, gli uni con gli altri. Rendo davvero dunque davvero grazie al Signore perché siamo in Cristo, siamo per loro, siamo con tra di noi. E dunque rendo grazie al Signore per questa testimonianza bella che il nostro presbiterio dà alla Chiesa che il Signore ci ha chiamato a servire ogni giorno. E rendo grazie al Signore per voi, carissime persone consacrate, religiosi, religiose, per ciò che siete, per ciò che fate ogni giorno, per la testimonianza di una santità ricercata quotidianamente con zelo e passione nella radicalità del Vangelo. E rendo grazie al Signore per voi, fedeli laici, per quella santità che vivete quotidianamente in mezzo a questo mondo per animare le realtà di questo mondo, secondo il Vangelo e secondo il Signore, portando Lui là dove vivete, negli ambienti della vostra quotidianità. Rendo grazie oggi al Signore, spero con un po', della passione d'amore di Paolo per il Signore e per la Chiesa, proprio per questa nostra Chiesa e per tutti quanti voi. Certo, mentre rendo grazie così, dal profondo del cuore e con una grande gioia nel cuore, supplico anche il Signore che tutti questi motivi per i quali oggi sento di dover rendere grazie sprigionino ogni giorno di più
la loro bellezza, la loro fecondità, la loro radicalità, il loro essere tutto per la nostra vita. Perché mentre rendo grazie al Signore, dal momento che tutti noi abbiamo fisso lo sguardo su Gesù, supplico che questo sguardo sia sempre più fisso su Gesù, considerato davvero il meglio, il tutto, la passione del cuore e dell'amore della nostra vita e della nostra Chiesa. Mentre rendo grazie al Signore per i nostri presbiteri, perché vivono in Gesù, per loro, con, tra fratelli, io supplico il Signore che questo possa essere sempre più vero, possa essere sempre più bello, possa essere sempre più splendente, possa essere sempre più una testimonianza luminosa della bellezza del sacerdozio al quale il Signore ci ha chiamato. E mentre rendo grazie al Signore per voi, persone consacrate, religiosi, religiose, fedeli, lo supplico, perché ciò per cui rendo grazie sia sempre più bello e splendente nella vostra vita. Oggi allora da questa nostra famiglia, che è così bella, che è così amata, che è portata sul palmo della mano dal Signore, per questa nostra famiglia, nel giorno in cui i presbiteri rinnovano le promesse del loro sacerdozio, nel giorno in cui benediciamo gli oli santi che saranno il tramite della grazia dei sacramenti nelle nostre comunità, in questo giorno, insieme, come famiglia, rendiamo grazie dal profondo del cuore al Signore per tutto quello che ci dona, ci ha dato e ci donerà. E insieme supplichiamolo perché questi doni che ci ha dato fioriscano sempre di più, fecondino sempre di più, risplendano sempre di più in tutta la loro bellezza e in tutta la loro verità. Sia questa la messa crismale, una messa nella quale insieme, un cuor solo, un'anima sola, diciamo grazie, Signore, ti supplico, Signore, e da qui possa riprendere il nostro cammino alla sequela di Gesù, nostro tutto, nostro tutto, nostro tutto.